Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Oggi andiamo a vedere la differenza tra il cosiddetto working in due e in quattro, ovvero due tipi di accompagnamento che in genere vanno, diciamo, di pari passo con quello che fa il batterista, quindi l'altra parte ritmica dell'accompagnamento. Non sempre, diciamo, se il batterista va in quattro, noi siamo obbligati a suonare il 4 o viceversa, però a grandi linee l'idea di fondo è quella di innanzitutto buona cosa ascoltare sempre cosa fa la batteria, e lo stesso per i batteristi, ascoltare noi, e appunto buona cosa è diciamo più delle volte incastrarsi alla meglio entrambi gli strumenti, insomma. Oggi voglio cambiare anche sequenza armonica. Ho preso un blues jazz molto semplice in fa, qualche variazione rispetto al classico giro blues di 12 battute, ma niente di che. Quindi andiamo a vedere velocemente com'è formato. Abbiamo due battute iniziali con due accordi diversi, quindi già questo è una variazione rispetto al blues semplice. Abbiamo l'accordo del primo grado sulla prima battuta, in questo caso fa settima. Seconda battuta, subito il quinto, il quarto, scusate, settima. Di nuovo fa settima, quindi due battute sul primo, due sul quarto, due sul primo, e qui vado sul secondo minore, quindi c'è un due, quinto, quindi sol minore, do settima, che mi ributta sul primo, e poi c'è un turnaround, arrivato al fa, re settima, sol minore, do settima, fa. Questo turnaround classico, ma ce ne sono un'infinità, quindi ho già scelto questa sequenza armonica, ma si può veramente sbizzarrirci. Quindi andiamo a sentire come suona questa base e ascoltate la batteria, e di conseguenza un working semplice in 2 e in 4 quando cambia appunto l'accompagnamento della batteria. Siamo in due. Visto, faccio anche delle variazioni ritmiche, ad esempio un classico dell'accompagnamento in working è l'inserimento delle terzine di ottavi. Non mi fermo in questa video lezione sulla differenza tra suonare swing e non swing, perché
c'è tutto scritto, comunque gli esempi se ne trovano un milione. Consiglio l'ascolto più che altro, l'andamento swing, quindi i brani jazz ascoltate il più possibile. Ovviamente quando si parla di swing racchiuderlo con una frase è limitativo, lo swing più forse che un andamento, un senso del ritmo, un'idea della musica particolare. Quindi, a grandi linee, se suono l'ottava in swing, questi sono i quarti. Normali, sempre. L'utilizzo appunto l'inserimento delle terzine è molto comune nel walking. Facciamo qualche esempio, quindi terzine di ottavi o di quarti. Andiamo sempre con questa progressione. Nelle ghost. Ovviamente sono infinite, quindi inserite nelle vostre linee un abbellimento, chiamiamolo così, alla volta, un elemento alla volta, una terzina. Quindi prima magari lavorate un po' sulle terzine di ottavi, le terzine di quarti, le terzine con la pausa, spostate gli accenti. Questo è tutto un materiale che assorbirete e che poi metterete in pratica in automatico nelle vostre linee.
La cadenza del blues jazz, come vedremo nella parte scritta, può avere tantissime variazioni, ovviamente cambiate tonalità, iniziate appunto a, con qualsiasi base che utilizzerete, a sentire se la batteria appunto accompagna in 2 e in 4, e di conseguenza decidete come pensate sia meglio nel vostro frangente accompagnare quel momento. Quindi per ora per questa lezione è tutto e ci vediamo al prossimo video.